spettacolare, è una parola grossa, perché qua sbaglio anche i nomi dei presidenti perché siete davvero tanti. Ci sono rimasti Sergio Santorio, presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, Emilio Stazzi, segretario generale della Consob. Posso cominciare con lei, Stazzi, perché lei arriva dal mondo dell'autorità, abbiamo avuto in passato tutte esperienze con la GCOM e con la Dutras, quindi mondi sicuramente diversi, ha affrontato problemi diversi. Mi racconta un po' qual è la sua sensazione sullo stato attuale della relazione appunto tra autorità e mondo consumeristico e consumatori. Sì, no, dovrebbe essere accesi. Effettivamente mi è capitato di frequentare questa sala con, in altri luoghi. Devo dire che intanto ringrazio per l'invito anche a nome del Presidente Degas, che stamattina è stato trattenuto a Milano da impegni istituzionali. Ieri sera mi ha delegato a rappresentare la Consob in questa occasione e quindi approfitto un po' della mia esperienza pregressa. Però leggendo il titolo, La regolazione ai tempi della crisi, non so per quale motivo mi è venuto in mente un romanzo di una trentina di anni fa, di Garcia Márquez, L'amore ai tempi del colera. Chiaramente il tema dell'amore, non il colera, i rapporti tra le autorità e il mondo consumeristico, un amore freddo, magari spesso contrastato, però quasi necessitato, di lunga durata, come quello vissuto dai protagonisti di quel romanzo. Appunto, dico questo con una qualche cognizione di causa, perché come lei accennava, ho avuto modo di, negli ultimi 25 anni, di lavorare prima alla Dutras, poi alla GCOM e adesso in Consob. E effettivamente questo tipo di assetto, di rapporti, magari potrebbe l'evoluzione di questi rapporti tra le autorità di regolazione, la Dutras e i consumatori, potrebbe magari essere oggetto di un prossimo rapporto del Consob del Forum con una sua qualche stratificazione. C'è stato, secondo me, un lento ma progressivo, inesorabile processo di contaminazione reciproca tra questi due mondi. All'inizio è stato molto difficile, c'erano le autorità, man mano che venivano istituite, si occupavano del core business, quindi della regolazione, delle imprese, e sfuggiva un po' questo mondo che era invece centrale, quello della tutela dei consumatori. E devo dire che le associazioni, anche con molta energia e con costanza, hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni e progressivamente, secondo me, anche con scelte organizzative azzeccate, tipo l'istituzione di direzioni dirette a regolare direttamente i rapporti con le associazioni dei consumatori e quindi a occuparsi di quel tema, hanno costituito il canale di ingresso e di contatto molto, molto stretto di questo tipo, diciamo così, di attività. E devo dire che effettivamente, ad esempio, l'esperienza recente che ho in Consob, una delle attività più interessanti che ho trovato è quella di un tavolo creato qualche mese fa, che sta già dando dei frutti importanti, diretto a costruire una sorta di carta del risparmiatore, dell'investitore. Il metodo di lavoro è stato diverso dal solito, perché sono stati creati tre gruppi di lavoro, ognuno costituito da funzionari Consob e funzionari delle associazioni, esponenti delle associazioni dei consumatori, e sono andati a investigare, a creare, studiare, diciamo, vedere come migliorare la situazione in tre campi abbastanza interessanti. Il primo, quello della c'è un problema della camera di conciliazione aziendale che è abbastanza fermo, diciamo,
perché la, sostanzialmente che cosa succede? C'è una struttura di regole, ma poi le imprese non si siedono, quindi c'è l'idea, e la stiamo portando insieme, di andare verso un modello tipo quello dell'arbitro bancario della Banca d'Italia, e quindi c'è un processo proprio di costruzione delle regole a cui partecipano anche le associazioni dei consumatori, che poi sarà vagliato da Corso, che sarà portata all'attenzione del governo per poter andare verso questo tipo di organizzazione. Poi un altro tema importante è quello di creare un network di investor education, cioè utilizzare tutta una serie di strumenti informatici, multimediali, formativi, costruiti e pensati insieme alle associazioni dei consumatori, per poter creare una consapevolezza maggiore nell'investitore, guidarlo nelle scelte di investimento. E poi l'altro lato, l'ultimo di questi tavoli, creare una migliore organizzazione nella gestione dei ricorsi. Questo l'abbiamo fatto sempre insieme, e magari anche guardando le best practice di tutte le altre autorità, come gestivano i ricorsi, che tipo di trattazione informatica avevano, abbiamo creato dei modelli nuovi. Ma ecco, mi preme sottolineare in questo momento che la novità di questa, di questo approccio è stato quello di sedersi in un tavolo insieme, costruire insieme un processo organizzativo e regolatorio. Quindi mi sembra, nella mia esperienza, coscienza del fatto che c'è una cosa che non funziona, perché non è sempre banale. Però ecco, non è l'istituzione che dice io farei così, che ne pensi, la consultazione pubblica, no. Qui ci si è seduti insieme, varie riunioni, e si è costruito insieme un processo riorganizzativo e regolatorio, che poi sarà approvato dal tavolo dal Presidente Lega, se poi la Consob si farà carico di fare gli opportuni passi amministrativi, organizzativi e regolatori per accelerare questo. In che tempi prevede che tutto questo possa essere? Tra 10 giorni verrà chiuso il tavolo, e poi chiaramente si parte a scuola. La prossima reazione di Vegas è stata, appunto, potrà raccontarci qualcosa di più di questo nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che fa capo appunto alla Consob, chiamiamolo così. Senta, il tema invece su quale siete stati adesso per voi il sistema. Il tema per il quale siete stati interpellati appunto da Consumer Forum è quello del crowdfunding, l'equity crowdfunding, che è questo modo nuovo, assolutamente innovativo, per finanziare appunto le start-up. Nel nostro paese c'è tanto bisogno anche di creare nuove tipologie di impresa, perché sappiamo bene appunto in che condizioni viaggia il nostro paese. Ci può spiegare in termini semplici appunto che ruolo ha la Consob in questo nuovo meccanismo di raccolta di capitali? Non potrei dir meglio di chi ha fatto il rapporto, che in 8 pagine ha condensato in modo perfetto, per dire, ma in brevissimo. Effettivamente Consob, prima in Europa, ha regolato l'equity crowdfunding, cioè la possibilità di costituire dei portali internet diretti a raccogliere fondi che poi potranno essere destinati a start-up innovative, cioè imprese, non tutta la panoramica di imprese nuove, giovani, ma a determinate imprese con determinati profili nuovi. E questo, diciamo così, si è voluto in qualche modo anche limitare un pochino il campo, e devo dire che l'estensore della nota effettivamente alla fine elenca alcuni punti critici che sono assolutamente condivisi anche e conosciuti da Consob, perché si sono voluti mettere un pochettino di paletti per contemperare l'esigenza di far partire questo sistema e anche con quello di comunque dare un livello adeguato di tutela agli investitori, che comunque devono essere consapevoli che investono in imprese rischiose, in cui si rischia comunque di perdere anche quella soglia in genere piccola, bassa di risparmio che viene dedicato. Però sicuramente è uno dei sistemi che Consob sta immaginando per poter avvicinare le imprese agli investitori in un momento in cui è chiaramente molto difficile l'accesso al credito, soprattutto per le imprese piccole e soprattutto per i giovani con buoni redditi.
soprattutto l'auspicio naturalmente che non mettiate dei vincoli. Diciamo così, i vincoli sono stati messi in questo momento, ma poi sono mobili e quindi vediamo come va il mercato e poi man mano interpretare un po' di più. Benissimo, grazie anche a Guido Stazzi, allora andiamo verso il prossimo.